Mio papà ha cominciato negli anni 60, a costruire questo roccolo, e qua praticamente ci ha lavorato tanti anni per costruirlo, perché bisogna rimettere tutti i carpini, bisogna fare la struttura. Il roccolo è una struttura circolare che è stata studiata in antichità per catturare gli uccelli, ed è a forma circolare perché è formata di questi carpini che hanno queste arcate, sono delle arcate fatte di carpini, dove veniva messa la rete tutta in circonferenza, veniva messa la rete. Praticamente è tutta formata di carpino bianco, perché il carpino bianco è una pianta che è facile da lavorare, mantiene le foglie sull'albero. E praticamente li catturavano questi uccelli, questi migratori, che passavano nel mese di ottobre fino a novembre passavano. Praticamente come funzionava? Veniva messa la rete tutto in giro. All'interno erano messi dei richiami che, quando passavano gli uccelli, praticamente cantavano e chiamavano, e loro, gli uccelli, si appoggiavano su questi alberi del roccolo. Poi veniva attivato uno spauracchio che praticamente li spaventava, e loro andavano giù a prendersi nelle reti. C'è anche lontano. Lontano sarebbe perché fa delle bacche che piace agli uccelli migratori. Allora, come potatura, sì, non ci sono tanti strumenti. Comunque le principali sono le forbici, che queste devono essere sempre in tasca, perché il carpino bianco ogni anno ha una vegetazione che va dai 50 cm, dai 40 cm ai 70 cm. Poi sono queste altre forbici più grandi, che praticamente quando si sale sulla scala a 3 metri, 4 metri, mia moglie me le passa su, allora queste qua vanno bene per tagliarle a quelle più vicine. Poi io praticamente mi sono arrangiato ad allungarle un po', perché ci sono delle punte di carpino che sono più lontane, e queste magari vanno ancora più lontano. Poi ce n'è ancora più lontane, che praticamente per non spostare molto spesso la scala per salire e scendere, che sono queste qua, che anche queste le ho costruite io, sì, le ho allungate, e praticamente bisogna allungarle anche queste per andare più lontano ancora, in maniera da fare più lavoro. Beh, il segheto questo è per tagliare qualche ramo secco del carpino, e poi gli do su questa corteccia artificiale anche per curarlo, ecco, in maniera che non entrano batteri dove c'è il secco, ecco. Diciamo, il nostro lavoro qua consiste, il mio praticamente, il lavoro consiste nell'aiutarlo e, diciamo, potare tutte, per me specialmente, tutte le parti basse, quelle in giro, diciamo, e aiutarlo nel portare gli strumenti di lavoro, tenere la scala. Il lavoro è praticamente tutto a mano. Perciò, insomma, è abbastanza faticoso, perché non è tutto piano, bisogna fare le discese, le salite. Beh, il risultato che si vede è una bellissima soddisfazione anche per noi, diciamo. Insomma, la potatura, che è la cosa principale, diciamo, perché altrimenti crescono troppo e non si riesce più a tenerli, ecco, diciamo. Questo è nominato a Montenasse, diciamo che è riconosciuto come il roccolo della famiglia di Precheco, perché è uno dei più antichi di Montenasse, che in un'intervista, un'unica intervista che abbiamo di lui, parla di una ristrutturazione in una citazione dei pezzi di muratura del 1600. Io non penso sia reale proprio, però sicuramente da fine 700-800 è l'epoca per cui di quella parte lì è la parte più antica, quella che era sempre stata secolare. Invece questa è stata fatta dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche perché Precheco è stato via e l'ha presa in mano negli anni 50, perché prima lui era seminarista, aveva fatto laureato a Roma e dopo era andato in Argentina fino al 52, perché era andato nel seminario di Rosario ad insegnare lì, e lui veniva qui, era
oltre che a questo aveva la grande passione dell'Uccio Legione, perché era una cosa di famiglia, perché già i suoi nonni probabilmente l'avevano. Io sono qui nel 78 perché col terremoto io sono stato volontario, obiettore di coscienza, il comune aveva preso una decina di obiettori di coscienza per fare il servizio civile e dopo ho conosciuto la nipote di Precheco e ci siamo innamorati e abbiamo morosato per 2 anni e dopo nell'80 ci siamo sposati. Per cui io non ero mai venuto qui fino a che lui non si è ammalato e dopo nell'83 e dopo nell'86 è venuto a mancare, per cui abbiamo ereditato tutto questo grande patrimonio, che però è un patrimonio che è grande di lavoro. Mi hanno raccontato come funzionava, so cosa ho trovato, so che qui non c'era lo spavento, perché qui questa, essendo una passata, funziona solo con i richiami, gli uccelli si abbassavano e dopo, siccome gli uccelli ripartono, non partono mai in su, ma ripartono orizzontalmente, si riprendevano naturalmente nella rete senza nessun bisogno di spaventarli perché si prendano. Questa parte qui, ultima del dopoguerra. Invece qui, appunto, quando vedevano lo stormo che passava, che sentiva i richiami che loro mettevano nei vari alberi interni, appendevano le gabbiette con gli uccelli nati in cattività o presi in cattività, che chiamavano, loro si avvicinavano e quando si abbassavano, siccome il roccolo non è come una passata che è tutto aperto, aveva bisogno di uno spavento da sopra per mandarli giù e quindi loro avevano una specie di catapulta che era appoggiata sul tetto del capanno. Loro in concomitanza avevano un fischietto che simulava il sibilo di un'aquila o di un rapace, diciamo, e tiravano anche la corda che catapultava sopra dove era legata una frasca che simulava come un rapace grosso, per cui faceva il salto, per cui lo vedevano questa parte grossa che cadeva sopra e loro per forza scappavano in orizzontale e si prendevano tutti nelle reti. In accordo con l'assessore del comune di Artegna abbiamo individuato il primo tratto del sentiero sotto il Cret, che è un sentiero che a livello di livello paesaggistico molto alto, e quindi questo corso avrà sia lo scopo di istruire o introdurre le persone alla tecnica costruttiva in pietra secco, sia di avere una funzione pubblica di recupero paesaggistico. In questo momento è la fase iniziale di preparazione del cantiere, dove bisogna ripulire da arbusti, piante, edere che sono cresciute sul muro o hanno creato il crollo, accumulare le pietre attorno al cantiere e preparare le fondamenta di scavo su cui poi si andrà a iniziare il primo corso di pietre che daranno vita al recupero di una sezione di muro crollata ancora durante il terremoto. Questo muretto è caduto col terremoto, no? Naturalmente. E metà muro abbiamo recuperato i sassi e metà ce li ha portati il padrone qua del posto. Non sono proprio i sassi rotondi e piccoli come era prima, perché anche questo muro qua, che deve tenere il riporto della terra, era fatto con la calce ai suoi tempi, perché una volta era miseria, adoperavano la calce, la scaldavano, facevano un corso, la scaldavano e poi la buttavano coi secchi. Quando veniva a contatto, no, andava dentro nelle fughe e veniva un blocco in pratica, no? Veniva una cosa resistente. Invece così abbiamo fatto tutto a secco. Facendo a secco devi mettere molte scaglie, devi bloccare il sasso che non deve muoversi. Poi noi abbiamo messo un bel spessore di sassi in modo che faccia drenaggio, che non spinga la terra, non spinga il muro. L'abbandono della costruzione in pietra secco coincide con l'abbandono delle zone rurali svantaggiate. Laddove l'uomo ha colonizzato e ha iniziato a coltivare campi in pendenza, è nata la costruzione in pietra secco. Diciamo che appunto è parallela e quindi non è quantificabile in pochi anni, ma in centinaia e centinaia d'anni, alla colonizzazione delle terre alte da parte dell'uomo. Semplicemente tutto ciò nasce dall'esigenza di avere un terreno libero e pulito dal pietrame e di ottenere delle pendenze ottimali per coltivare. Ogni paese ha i suoi sassi, perché andavano a prenderlo nel fiume,
o se no qua c'era una cava. Se io devo fare un muro così, devo avere in disposizione allargati i sassi in modo da sceglierli, e ci vanno tanti. Il lavoro bisogna farlo con passione per farlo bene, ecco, in modo che quando è finito il muro hai una soddisfazione. Quando ho lavorato in gruppo, per esperienza, l'ultimo giorno è sempre stato un giorno di festa. Tu sei molto vicino alle pietre, a livello fisico, anche con gli occhi. Poi a un certo punto ti prendi una pausa assieme agli altri, ti allontani un attimo e vedi che l'opera è cresciuta. E quando, è come un mosaico, è come un'opera d'arte, insomma.